Bene. Possiamo, il suo nome? Di Gregorio Francesco. Il suo invece? Ermanno Ronda del SICE. Solo una domanda, quindi questo significa che sono confermati gli aumenti per i canoni che pagano i singoli cittadini che vivono in queste case popolari? Assolutamente sì, sono confermati, sono aumenti generalizzati e sono aumenti che riguardano tutte le fasce delle persone che abitano nelle case popolari. Riguardavano un taglio previsto dalla legge 27, quindi dalla legge fatta dalla regione Lombardia, e riguardavano, come si può dire, una redistribuzione per mitigare gli aumenti generali. Qui invece si è scelto di fare esattamente il contrario. Da una parte ci sono gli aumenti per i canoni e dall'altra parte gli aumenti per il contributo calore, che riguardava solo le fasce più povere degli inquilini che abitano nelle case del Comune di Milano. Grazie.